Dunque, Tomada, la prima cosa a cui lei ha posto l'attenzione sono proprio questi voti strani. Perché? Beh, perché noi abbiamo 136 voti di differenza fra il quartiere e il comune a favore del quartiere. Questo è impossibile, perché io non posso credere che 136 elettori abbiano rifiutato la scheda del Consiglio Comunale e abbiano preso solo quella del quartiere. Qui c'è qualcosa che non va. Lei oltretutto ha detto che in alcuni seggi addirittura le persone che si sono candidate e votate poi non hanno trovato il loro voto. Esatto, tre nostri candidati non hanno trovato le preferenze date a se stessi nel loro seggio. Quindi questo può essere stato la stanchezza degli scrutatori, possono essere stati tanti motivi, ma non va. A livello invece di centrodestra, lei ha accusato apertamente Urzì e Biancofiore di averlo letteralmente smantellato. Beh, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Urzì e Biancofiore, che non hanno lavoro nella vita, hanno dedicato se stessi solo per se stessi, scusate il gioco di parole, e quindi che a questo punto Urzì si proponga come il salvatore della patria ci fa un po' ridere. Per quanto riguarda la signorina Biancofiore, ricordo che le peggiori porcate fatte agli italiani dell'Alto Adige sono state fatte da governi di centrodestra e questo ci fa particolarmente male. Quale sarà ora la posizione di Fratelli d'Italia? Allora, le posizioni, nel senso che il nostro coordinatore Alberto Sigismondi si è sentito ieri con i vertici nazionali che hanno dato indicazione di votare per Urzì. Da bravo soldato, Alberto accoglie questa imposizione e dà indicazione come coordinatore di votare per Urzì. Ci siamo riuniti come candidati e come coordinamento, la nostra posizione è contraria, nel senso che, come abbiamo sempre detto, la candidatura di Urzì non era e non è credibile, perché lui è incompatibile col Consiglio Provinciale, non è realistico pensare che lui lasci il seggio. Che conseguenze ci saranno per il vostro partito? Vedremo, ci vedremo poi nei prossimi giorni. Avete oltretutto detto che comunque voi vi sentite abbandonati, siete stati abbandonati dal partito a livello nazionale. Diciamo che non ci siamo sentiti particolarmente sostenuti. Facendo un paragone con quello che ha fatto Casa Pound e Salvini, pensiamo alla nostra area, perché il PD mancava che venisse non lo so chi, perché sono venuti tutti del PD, noi abbiamo avuto un sostegno, il minimo sindacale, diciamo. Ritorno in Lega? No, assolutamente. No, io guarda, posso aver fatto tanti errori nella vita, ma sicuramente saltare sul carro dei vincitori non è nel mio genere.